Sindaco, complimenti. Primo consiglio comunale, una grande affluenza di pubblico e abbiamo avuto l'eletta alla presidenza la più giovane, Fabiana Cozzupoli. Sì, Fabiana Cozzupoli, nel momento in cui personalmente ho dato indicazione alla mia squadra, Fabiana era un po' smarrita, sbigottita, spaventata e ha detto non so se sono... diciamo come giusto che sia per una ragazza che 2 mesi fa forse non aveva neanche idea di quello che significa consiglio comunale, consigliere, presidente del consiglio, però ricordo con veramente grande gioia, con grande soddisfazione il momento in cui Fabiana è stata investita di questa problematica, il momento in cui personalmente ho richiesto a Fabiana di fare parte di questa squadra, di cimentarsi in questa entusiasmante esperienza. Mi ricordo che ha detto ma io non so nulla, comunque sarei onorata qualora decidessi, però ne voglio parlare con la mia famiglia. Fabiana ha fatto una scelta azzeccata, Fabiana l'avevamo indicata come una delle nostre punte di forza. Fabiana oggi ha avuto il risultato che si merita, il risultato che auguriamo a tutti i giovani che si vogliono affacciare alla politica. E comunque avrà un buon maestro accanto sicuramente. Sindaco, la giunta comunale. La giunta comunale per grandi linee è già stata, diciamo, anche partecipata ai consiglieri, non ci sarà nessun scossone, nessun malcontento, ribadiamo la turnazione per grandi linee. Non voglio anticipare niente, lo faremo congiuntamente assieme a tutta la squadra, consiglieri, presidente del consiglio. L'unica cosa che mi sento di anticiparvi è che voi dovreste già sapere che Fabiana non sarà assessore in quanto presidente del consiglio. Appunto. Quindi l'unica cosa certa è che Fabiana non sarà in queste prime battute. Lei ha omesso di dire, e forse tradita dall'emozione, che in qualsiasi momento noi, se per assurdo volessimo fare un cambio e proporre Fabiana ad assessore, oppure ci fossero delle altre necessità, Fabiana è pronta a rassegnare le proprie dimissioni e a fare parte della squadra indipendentemente dal ruolo che andrebbe a ricoprire. In questo momento ritengo di fare un grosso in bocca al lupo, così come l'ho fatto a Fabiana, di ringraziarla e per la candidatura e per il successo personale che ha avuto e per aver accettato di buon grado di cimentarsi in questa esperienza che spero per lei sarà costruttiva, entusiasmante, propositiva e di buon augurio per maggiori successi personali. Noi gli abbiamo fatto già i complimenti perché questa sera ha parlato anche già da presidente, quindi ha avuto il piacere quei 10 minuti comunque nella parte finale del consiglio. Si è parlato anche del giudice di pace brevemente? Sì, il giudice di pace, abbiamo già detto che noi abbiamo mandato delle comunicazioni ufficiali, una PEC a tutti i sindaci. O meglio ai sindaci e amministratori, perché il comune di Africo, che fa parte della comprensione del giudice dove ricade il giudice di pace, li ricordo, sono Montebello, Africo, Palizzi, Bova, Bova Superiore, Condofuri, San Lorenzo, Roccaforte, Bagalati e Montebello. Ricordo che la proposta del giudice di pace non ha trovato accoglimento, in quanto all'ultimo momento Montebello ha fatto saltare il tutto. Basta solo che un comune non aderisce a quella che è la proposta generale e tutto salta. Ricordo che noi siamo pronti anche a un maggiore sacrificio rispetto a quello che sarebbe l'indirizzo generale. La proposta va l'indirizzo è quello di ripartire le spese di locazione e le spese di gestione col personale in misura, in percentuale per ogni abitante per comune. Se noi per assurdo dovessimo fare uno sforzo in più, o minimo o corposo che sia, siamo pronti a farlo, essendo coscienti di quella che è l'assoluta necessità, l'indispensabilità di avere ripristinato questo prezioso servizio a Melito Porto Salvo. Per chiudere, Sindaco, il consigliere Marino,
quindi ancora bisogna aspettare 10 giorni. E poi come ha trovato la minoranza? Noi abbiamo sin dal primo momento richiesto una collaborazione e partecipato alla minoranza, oggi lo faremo sempre, innanzitutto la data, perché per esempio già domani mattina il consigliere Minniti andrà a far parte del torneo, la squadra dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri, io per ovvi motivi quest'anno rinuncerò al torneo nazionale, quindi se noi per assurdo avessimo fatto o voluto fare il consiglio domani, Carmelo Minniti sarebbe stato assente. Noi non è stato solo una coincidenza con i commissari, perché oggi c'è stato il passaggio di cassa, ci siamo sincerati che prima dei commissari ci fosse tutti i componenti del Consiglio Comunale, perché la presenza anche di uno solo della minoranza per noi è fondamentale. Ci duole purtroppo dover registrare in questo momento l'assenza del consigliere Marino, speriamo che presto riesca a rimuovere queste sue incongruenze, incompatibilità. E io ho vantieri, ho ricevuto mentre tornavo dalla visita al commissario, visita dovuta istituzionale fatta al commissario di Condofuri, della polizia di Condofuri, mi è arrivata la telefonata di Gianni, il quale mi comunicava che mi doveva partecipare un fatto di una certa gravità. Ho capito subito di che cosa si trattava, perché erano nell'aria le sue dimissioni, mi aveva già dato vantieri le dimissioni. Sono stato io perché c'era questa incompatibilità in quanto lui presidente della Marina Ollus. L'ho pregato di resistere per vedere un attimino se si può trovare anche all'ultimo secondo una situazione che gli consente, una possibilità che gli consente di rimanere anche consigliere oltre che presidente della Marina Ollus. Se questa c'è, da nostra parte verrà accolta di buon grado e a braccia aperte, anzi la spingeremo. Per chiudere, la festa domani sera alla Villa Comunale con tutta la cittadinanza. La festa, detto bene, con tutta la cittadinanza, non solo per festeggiare, ma per dopo, un secondo dopo aver chiuso i festeggiamenti, per iniziare a spingere tutti assieme, nessuno escluso, verso quello che desidera il cuore della lista Melido nel cuore, ovvero la ripartenza e la rinascita di questo territorio, non solo di Melido ma di tutto il territorio, e Melido deve essere trainante per il comprensorio dell'area organica, almeno questo ci stanno da più parti richiedendo, Melido traino e volano per tutto il comprensorio dell'area organica. Sindaco, si ricorda la promessa che ha fatto agli ascoltatori di Radio Studio 95 per l'altra domenica? Abbiamo detto l'altra domenica, non lo so se devo venire io o Patrizia, posso tranquillamente non mancare, io ricordo i miei impegni e le onoro, e ricordo a Pippo Pellicone che era subordinata al fatto che lui deve indossare maglia e cappellino della gloriosa Juventus. Lo farò se il sindaco naturalmente verrà a mantenere la promessa. È un immenso piacere, l'appuntamento quindi e l'invito per il vostro tramite a tutta la cittadinanza per domani sera alle ore 20 alla Villa Comunale. Grazie a voi per il prezioso lavoro, per lo spirito di sacrificio che quotidianamente portate e soprattutto per l'attenzione che prestate e avete prestato, oltre che al supporto, alla lista Merito nel cuore e alla mia persona. Grazie, noi vi auguriamo un buon lavoro a tutta la squadra. Vi posso abbracciare, abbraccio Pippo e così, per il tuo tramite l'abbraccio viene esteso a tutta la cittadinanza. Grazie.